Salve. Mostriamo la funzione logica. Sì. Qui ho già una piccola tabella. Abbiamo nome, ora di frequenza, e qui vogliamo sapere se è promosso o bocciato. Le ore da raggiungere per superamento dell'esame sono 300. Ora, qui è una piccola lista, ma se avessimo molti più nomi, vogliamo sapere in un colpo solo, vogliamo sapere qui chi è promosso e chi è bocciato. Andiamo a inserire la nostra formula, uguale, se tab test vero o false, se questo 300 è maggiore o uguale a questo, quindi se è vero, quindi se questo è maggiore o uguale a questo, punto e virgola, no, ho sbagliato, scusa, punto e virgola c'era già, punto e virgola, tra parentesi, cioè doppia apice questo qua, promosso, e chiudiamo, se non è vero, punto e virgola, mettiamo sempre tra parentesi, bocciato, scusa, bocciato, però qua dobbiamo bloccare con F4 il riferimento di cella, perché quando andiamo a fare il trascinamento, altrimenti andiamo in via. È stata proposta una correzione. Ah sì, non avevo messo. Vabbè, ok. Non avevo messo la parentesi tonda finale. Mancavo questa parentesi da mi ha detto. Me l'ha messa in automatico. Quindi come vedi 300 esce promosso, perché nella formula abbiamo messo che se 300 è uguale a 300 è promosso, altrimenti è bocciato. Andiamo a trascinare la formula, sapete come si fa così, ok, come vedi 250 è minore di 300, quindi esce bocciato, 320 maggiore di 300 promosso, 250 minore bocciato, 300 è uguale promosso, 150 bocciato. Quindi come vedi la formula alla fine è molto semplice, è bastata è bastato inserire una formula, questa è una piccola formula per capire se una persona è promossa o bocciata. Qua come vedi abbiamo perso la linea, questa qua sotto, insomma, possiamo semplicemente andare qua, selezioniamo questa casella, andiamo qua e prendiamo bordo inferiore, vediamo, bordo casella, bordo superiore inferiore, bordo inferiore spesso, ecco qua, così è migliore. Quindi questa è la nostra formula per la formula del sì. Alla prossima lezione.